Prontissimo il nostro corrispondente da Napoli, Manuel Pallato, perché adesso il mercato eseguito, fatto, scelto da De Laurentiis sta prendendo una piega che può far sorridere i tifosi e Conte. Ben ritrovato a Manuel Pallato. Sì, eccoci Deborah, sì, fa sorridere ma fa entusiasmare più che altro Antonio Conte, che riabbraccerà Big Rom Lukaku, perché domani sono previste, fissate le visite mediche, gli ultimi dettagli sono stati definiti, domani ci sarà anche la firma a Roma con il presidente De Laurentiis, quindi è il primo regalo richiesto, ecco, evidentemente quello più atteso da parte di Antonio Conte, perché sappiamo che la vicenda Osimhen, la telenovela infinita, si dovrà risolvere in qualche modo nelle prossime ore. Complicata la situazione, però anche per Scott McTominay la situazione è in via di definizione, anzi direi che si dovranno svolgere le visite mediche anche da parte di McTominay domani, ma sono state posticipate a giovedì e dunque anche per McTominay si profila chiaramente una maglia azzurra e soprattutto un giocatore che conosciamo le qualità, può far fare il salto di qualità al centrocampo del Napoli. E poi c'è la situazione legata a Gilmore, che dei tre doveva essere evidentemente il primo, perché il Napoli l'accordo con il calciatore ce l'ha da tempo, però il Brighton ha fatto un po', alzato il muro rispetto al fatto innanzitutto che doveva trovare il sostituto, poi successivamente ecco non voleva farlo partire e l'ha fatto anche giocare nella sfida contro il Manchester United e ha alzato poi la posta in palio. Fatto sta che il Napoli vuole chiudere e vuole accontentare le richieste anche per quanto riguarda Billy Gilmore, che è un altro giocatore che conosce Antonio Conte, ma in fermento il mercato in uscita, perché Zerbin sembra destinato a tornare al Monza, Gaetano nonostante il reintegro in rosa al Cagliari, e poi Foloruscio che vuole a tutti i costi la Lazio. Si è aperta anche una possibilità per il Bologna, tra l'altro Khedira è stato ufficializzato all'Espagnol. Invece il Ciolito Simeone si è giocato bene le sue chance, perché a questo punto possiamo dire che sarà il vice Lukaku. Insomma, il mercato del Napoli potrebbe anche non finire qui, perché si cerca anche un esterno di fascia. Staremo a vedere un last minute, un low cost, un'operazione all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, operazione al photo finish anche per quanto riguarda Osimhen, perché sappiamo la situazione e soprattutto la possibilità, secondo me, che si possa far sotto nuovamente il Paris Saint-Germain, magari con un'offerta che non accontenta al momento le pretese di De Laurentiis. Però dobbiamo dire che De Laurentiis e il DS Manna le operazioni le hanno fatte, nonostante la cessione di Osimhen non sia arrivata. Però il Napoli ha speso un bel po' di soldi, se facciamo due conti, con Buongiorno 40 milioni, Rafa Marin 12, poi David Neres, che ha debuttato già domenica, 28 milioni, che si vanno ad aggiungere all'operazione di Lukaku da 30 milioni, il 30% sulla rivendita del calciatore, poi McTominay, e certamente sono altri un'altra trentina di milioni, e Gilmour che è in via di definizione. Quindi il Napoli ha speso, sta spendendo diversi soldi, nonostante non abbia incassato la clausola rescissoria. È una strategia importante che fa capire l'ambizione in questo momento del Napoli sul mercato e soprattutto di accontentare le richieste di Antonio Conte rispetto ad una rifondazione che non sarà totale, ma con questi giocatori è certamente un Napoli completamente diverso. Allora Manuel, in tutto questo recentemente ci sono state le dichiarazioni del procuratore di Osimhen, che evidenzia Osimhen non è un pacco da spedire, vuole rimanere nel calcio che conta. Questo è il succo del discorso. Pacco da spedire è stato un virgolettato, poi il resto del discorso si riferiva al fatto che Osimhen voglia continuare a giocare a livelli competitivi. Sì, il problema è che l'offerta per Osimhen non la facciamo né io né tu. Sì. Cioè, l'offerta deve arrivare necessariamente da un club che abbia le ambizioni e soprattutto le ambizioni di Osimhen. Io credo che l'ambizione di Osimhen sia quantomeno di andare in un club che possa partecipare alla prossima Champions League. Questa evidentemente è la sua ambizione. Però è anche vero che queste offerte non sono arrivate fino a questo punto, e che il tempo sta trascorrendo inesorabile e il prezzo si sta abbassando. Quindi io credo che la gestione, non solo da parte dell'agente, ma forse anche del Napoli, perché
fissare una clausola rescissoria così alta, un ingaggio così elevato, è stato un po' un boomerang, una spada di Damocle che si è portato il Napoli, però è riuscita a sfilarsela perché il mercato del Napoli non ha subito questa pressione che era importante. Nessuno si sarebbe aspettato che il Napoli fino a questo punto avesse fatto questo tipo di mercato senza la cessione di Osimhen. Io credo assolutamente nessuno. Che poi si possa aprire paradossalmente e clamorosamente lo scenario che Osimhen possa restare a Napoli qualora non dovessero arrivare delle offerte per lui, questo è un'altra ipotesi che poi andremo a valutare qualora non dovessero arrivare queste offerte, non dovesse arrivare la cessione di Osimhen, dove mi sembra l'unica pista praticabile, percorribile in questo momento è quella araba. Già l'anno scorso Osimhen è stato tentato dalle sirene arabe, se ricordi il presidente voleva 200 milioni, l'errore molto probabilmente è stato quello di rinunciare all'offerta fatta dal Paris Saint Germain da 200 milioni su Osimhen e su Kvaratskhelia e trascinarsi questa situazione. Fatto sta che io penso che De Laurentiis abbia messo in conto e stia pagando tutti gli errori fatti l'anno scorso, anche questa tipologia di gestione è stata sbagliata, però De Laurentiis nonostante questo io credo che i soldi li stia investendo a prescindere, quindi va dato merito al presidente ma anche al lavoro fatto fino a questo punto dal DS Manna, perché diciamo la verità Deborah, era un mercato forse il più complicato dell'era targata De Laurentiis ed è certamente il più complicato perché si portava dietro questa situazione di Osimhen, però si è andati avanti ugualmente, l'operazione il Napoli mi sembra che le stia facendo e che si stia cercando di accontentare nella maniera migliore possibile Antonio Conte. Big Rom Lukaku credo che sia stata una sua richiesta esplicita e poi staremo a vedere, ovviamente sarà il campo a stabilire quali saranno le condizioni fisiche, come lo utilizzerà Antonio Conte. Sappiamo che Antonio Conte è specializzato nella gestione di Lukaku, è un po' il suo figlio prediletto, così come Conte è l'allenatore prediletto di Romelu Lukaku. Poi queste sono cose che possiamo solamente raccontare, perché i fatti dicono così, e i fatti poi racconteranno tutta un'altra storia, sarà tutta un'altra storia da scrivere quella di Lukaku in maglia azzurra con allenatore sulla panchina del Napoli Antonio Conte. No, ecco Manuel, però a proposito proprio della chiusura imminente di Lukaku, della vicenda Osimhen che oramai sì, si trascina da tutta l'estate, io volevo capire, questa chiusura nei confronti di Lukaku cambia anche il piano del Napoli, nel senso che si mette nelle condizioni di una società che oramai è chiaro, e lo era già prima chiaro a tutti, che dovesse vendere un giocatore così Osimhen, ma li mette anche nella condizione a questo punto di accettare, tra virgolette, offerte a ribasso che non si avvicinino neanche più a quel valore della clausola, visto che hai già comprato il sostituto e visto che lo ricordavi giustamente tu, hai fatto comunque un mercato dal punto di vista economico molto dispendioso, molto importante per dare a Conte una squadra funzionale. Significa che poi cercherai di trovare una collocazione ad Osimhen anche abbassando e non di poco le tue pretese, che sia Paris Saint-Germain, che sia Chelsea o che sia Arabia Saudita? È una bella domanda questa, perché ti spiego, secondo me le traiettorie da seguire sono due, o accetti le offerte a ribasso che ti potranno arrivare dal Paris Saint-Germain e svendi Osimhen, oppure sei costretto necessariamente a reintegrarlo in rosa, perché in questo momento Osimhen è fuori rosa. E certamente dovrai necessariamente rivalutare il calciatore portandolo in panchina, ma soprattutto facendolo giocare, aspettando poi magari gennaio o aspettando magari la prossima finestra di mercato, perché altrimenti non immagino che si rifiuti un'offerta al ribasso e magari si metta poi fuori rosa Osimhen, perché significherebbe farsi male da soli, cioè nel senso che non solo non accetti l'offerta a ribasso, che ci può stare, però dopo devi rivalutare necessariamente il calciatore per cercare di proporlo nella prossima finestra di mercato a gennaio. Non voglio pensare che dopo aver rifiutato tutte le proposte il Napoli metta fuori rosa Osimhen. Poi questa è una discussione che possiamo poi avanzare quando i giochi saranno fatti, perché io credo che ci sia anche
una sorta di gestione dello spogliatoio. Ecco, forse molto probabilmente uso il condizionale perché posso immaginare come funzioni nello spogliatoio. Magari l'anno scorso la gestione di Osimhen, che ha avuto il rinnovo di contratto nel mezzo della stagione a cifre importanti, secondo me ha scombussolato un po' l'integrità dello spogliatoio. Chiaro. Se poi ci aggiungiamo le bizze fatte dal giocatore che partiva per la Nigeria, tornava, certo, fatto quando un po' voleva, come gli pareva, sì. Io credo che questa situazione non è che sia piaciuto. Posso immaginare come siano gli spogliatoi in qualsiasi ambiente di lavoro, penso che sia così, e quindi bisognerebbe necessariamente andare a ricompattare e soprattutto a ricreare quell'armonia di spogliatoio che posso immaginare non ci sia più nei confronti, certo, di Osimhen, che tra l'altro è fuori rosa in questo momento. Grazie a Manuel Parlato. Grazie, un saluto. Lo ritroveremo nel corso delle nostre puntate, sempre preciso e anticipa tante notizie di mercato, il nostro corrispondente da Manuel. Intanto grazie.